Siamo a Sesto San Giovanni nell'Interland milanese. Nella notte un ragazzo ha coltellato i genitori, Giuseppe Muñoz e Francesca Re. Erano circa le 3:45 della notte quando alcuni vicini hanno sentito le urla di dolore dei genitori e hanno chiamato la polizia. Il ragazzo è stato trovato in stato confusionale ed è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Avevamo avuto da dire per i cani in cortile, quindi mi ha minacciato dicendomi che lui aveva gli amici che erano Cinisello, che erano della mafia e basta. No, lo diceva sul serio, ma infatti la madre poi è venuta a chiedermi scusa, poverina, mi ha citofonato, però insomma io sapevo che aveva dei problemi sto ragazzo, non ci ho fatto caso. Io non so che, perché io conoscevo la mamma, però non sapevo i problemi, non so i problemi che avesse sto ragazzo, quindi... non posso dire niente. E dei cani in particolare che cosa era successo? Niente, che il mio era un cagnolino piccolino, il suo invece era grosso e cercava di avvicinarsi, non so se magari lo voleva zannare o cosa, ma niente di particolare. Ah, c'è un cane però... Sì, sì. Ma era un ragazzo con problemi oppure... Non lo so, perché io ogni tanto scambiavo qualche parola, però non saprei. L'unica cosa che non penso che lavorasse, ecco. L'unica cosa che sì, siccome ha la stessa età di mio figlio, quando erano bambini andavano a scuola nella stessa classe. Ma quando era lucido comunque si scherzava, lui era juventino, io sono milanista, lo sfotò che c'era me lui e basta. Ultimamente l'ho visto 2 sere fa qui con sua mamma e papà, l'ho portato in carrozzella,